Oggi aperitivo con Massimiliano, detto il brasiliano. E... A parte che si dice Massimiliano non mi conosce manco mia madre, pure mia madre mi chiama Abra. Direttamente il brasiliano. Dai. Direttamente da via del Corso Magica. Da via del Corso Magica, sì. Perché uno dice, mi vedo Massimiliano buttato in periferia, invece no. No, ma io sto sempre qua, amico al mio. Al centro. Va? Sempre al centro. Vuoi per fare shopping, vuoi per mangiarti una cosa, vuoi per c***o per l'altro, io sto sempre qua, amico mio. Prima stavamo parlando di una cosa molto molto importante che io ci tengo a precisare, visto che non voglio e non vorrei dare visibilità a nessuno, io ci tengo a dire che certi personaggi mi hanno fatto a suo tempo dei video bruttissimi, denominandomi pedofilo, denominandomi infame. Infame non mi interessa, ma pedofilo. Il brasiliano non è mai andato con ragazze, quindi il sta qui, il lo sta specificando quello che alcuni personaggi, diciamo alcuni personaggi, perché vi ripeto, non voglio dare pubblicità a nessuno. Io penso sia una cosa bruttissima, anche a livello di reputazione, no? Perché magari il trucco qual è? Gli dico la cosa più grave in modo tale che mi faccio il dissing. Sì, lui se pensava, ma a me si incasci mamma Lucchi, ma chi te risponde, amico mio? Se invece uno paga può far dissing. Se uno invece paga, io gli rispondevo, pezzo di merda, gli facevo più a 30-40 mila follower, e lì lui doveva sganciare, è la ragione. Ma perché se uno fa dissing con te e prende follower, secondo te questi follower gli rimangono? Se sei bravo sì. Deve averci pure un contenuto. Se sei bravo sì, ma io ho lanciato personaggi che erano proprio da buttare al cesso. Poi sono andati nel... Brasiliano Talent Scout. Talent Scout, come Pippo Franco. No, Pippo Baudo, com'è? Ho inventato io. Talent Scout, bravo, come Pippo Baudo, bravo, è vero. Questo periodo invece, mo oggi stiamo a fare st'aperitivo col brasiliano, che in realtà si è mangiato un bisteccone. No, mo adesso ci stanno a portare la frutta. Questo periodo molto molto bene, anche perché, come sapete tutti, ho iniziato a cantare. Io vi dico la verità, questa nuova... Eccolo. Ma questa è per tre? Per tre. Ah, ok. Vai. Vai, compa, io mi apri un pezzetto e un pezzetto. Questa nuova carriera, amico mio. Stiamo sempre hype, amico mio, vai. Qual è la hit? Volevo te. La hit del momento è Volevo te. Volevo te. Il 30 gennaio esce un'altra bomba a mano, però. Vi dico la verità. Si chiama Sud America e diciamo che è lì un'altra hit, amore mio. Capito? Uno dice te mangi qualche zozzeria, invece l'ananas appena tagliata fresca. Ma questa va a Copacabana. Non si direbbe che fa freddo, però. Senti, ma sti video che stai a fare a ste borgate in tutta Italia? La domanda te la faccio io, faccio il ciclone della situazione. Vai. Ma la borgata più brutta d'Italia, secondo te? Dove l'hai trovata? Che ha detto qua, no, altro che è stato, qui manco. Una bomba atomica. San Siro perché era quella meno controllata. Cioè, addirittura. Era quella dove c'erano diversi gruppi, ogni gruppo si comandava la zona propria. Ma San Siro, a Milano? San Siro. Se tu giri per le palazzine quelle popolari, trovi da una parte il gruppo di un'etnia, dall'altra quello di un'altra etnia, e poi tra di loro fanno la guerra. Ma infatti il caso ha voluto che noi abbiamo fatto il video a San Siro e la settimana dopo si sono sparati quelli del video. Ma davvero questa sì, il video ci hanno addirittura messo sul TG. Due che stavano nel video, che erano le due opposte fazioni, chiamiamole così, un italiano e un tunisino, praticamente si sono sparati, mo? In quel video hanno fatto tutto tranquillo, poi la settimana dopo si sono proprio sparati, uno sta dentro e l'altro pure. Ma i coglioni, ma sa come buono il melone. Invece al sud? Al sud, per esempio, ti posso dire che Cerignola. Oh, mo ce l'ho stata settimana. È, bravo. A Foggia, no? Sì. È il comune, non in Italia, al mondo con la maggior percentuale pregiudicata. 60.000 abitanti. Belli, salutiamo. 38.000 pregiudicati. Però ti posso dire che pure il comune non c'è avuto zero problemi. Sì, E qui da Cerignola noi vi salutiamo. Non è successo niente, tutto a posto, ci siamo divertiti. La cosa più divertente è proprio che venite in questi paesi, vi divertite. Non succede niente. Ma
Beh, ma Cerignola, anzi io saluto tutti gli abitanti di Cerignola, li saluto tutti anche perché fra due settimane verrò da voi. Poi si, mangia, voi... si mangia benissimo, poi siamo stati a Foggia, Foggia pensa, tutto bene, tranne che la sera, uno tipo questi... Aspetta, in diretta. Vai. Michè. Oh. Vai, vai. Buono. Vai, 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 domani ti porto tutto, vai, 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 vai. Vai, 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 ciao. Che cosa sono passati i carabinieri, ci hanno guardato. Cazzo mi frega, ciao. Ma sta sereno. Ah, storia. Dai. Ah, tutto in diretta come vedete, no? Insomma, Foggia, dici. Foggia, c'è stava un pischello che se voleva ha sparato per l'aria. Visibilità, ha dato un pugno in faccia a lei. No, frate. Sì. Beh, di visibilità, volano all'ospedale, volano. Infatti, infatti credo che ci sia andato perché a me manco mi hanno dato il tempo di fare niente, sono proprio caricato e portato. Sì, Ma guarda come sta Dio. Sì, sì. E perché a lei? Perché a lei però? Lei c'ha la telecamera. Ah, lui non voleva che riprendesse. No, no, lui è venuto sotto alle riprese, ha guardato lei come per salutare e boom, gli ha dato un cazzotto. Così se ne parlava. Così se ne parlava perché capito? Ma l'avete mannato quel pezzo però. Lui ha dato il pugno, ha spento la telecamera. Però abbiamo messo il pezzo che dopo sono caricato e tutto. Mi dici una cosa, tu non ci hai avuto quindi modo e tempo di raggiungerlo questo? No, guarda, Marcello stava con noi. Ah, Marcello. Marcello è in Cecchino. No. Gli è partita la pizza subito. Io non manco fatto a tempo perché io stavo un po' più dietro. Marcello, bim, un pizzone gli ha dato. Il tempo gli ha dato il pizzone, sono arrivati 3-4 che stavano con del noi. Del posto però. Del posto, che ci accompagnavano. Se lo sono proprio caricato e non abbiamo più visto. Ma hanno chiesto scusa, spero. Figurate. Beh. Ma sono rimasti veramente. Considera Foggia Today ci ha fatto pure articolo, la camera ma poverina ha preso un pugno, eccetera. No, vabbè, si sono scusati 1.000.000 volte, ma non è manco colpa loro se c'è un cretino. Se siamo presentati ti dico, me pari mi nonno. No, non è vero, ciao. Una tuta, questa andava una 15 anni fa, ti dico la verità. Beh, l'hanno rifatta adesso. Il giacchetto è molto bello, infatti l'ha scelto lei. L'ha scelto lei, vabbè, le scarpe sono quelle che sono, ma perché? Ma che gli vuoi dire a sto ragazzo? Moglie stava scherzata la tuta. Lei si è fatta Stella McCartney a metà prezzo, Sì, Io so poco. Ah, ok. Senti, Cicalù, allora, prima di iniziare a parlare di quello che c***a te, io vorrei mandare un messaggio che è molto molto importante, perché ci seguono soprattutto i bambini, i ragazzi. I bambini, 11 anni sono bambini però, 12 anni, 13, e te seguono tanto, siccome... Questi giorni è successo che è morto un nostro amico, vogliamo dire andate a scuola, andate a lavorare, non fate i reati. Non ve perdete per strada, andate in palestra, volevo dire. Assolutamente, forse è il messaggio che noi portiamo più spesso. Perché tanto se no detto da noi, a me mi stanno sempre a dire, mi stanno sempre a rompere questi messaggi ne manni mai. Ecco, noi mandiamo, siamo a Cicalù. Ancora di più, trovatevi una passione. Perché solo con la passione si fanno le cose, capito? Trovatevi una passione, sì, ma già trovando la passione, cioè anche se tu vai in palestra, che anche se non ti va di andare, però ci vai, tanto per non stare per strada, non serve proprio trovare una passione. Io vado in palestra perché ci devo andare, perché sennò sto per strada al bar. Io per strada al bar non ci voglio stare. Capito che te voglio dire? No, chiaro, chiaro. Comunque ti impegni. Cioè, poi certo. Se ti appassiona è il è, è ancora meglio. Ma ti dico una cosa, io quando vengo in centro è come se venissi in villeggiatura. Perché? Perché abituato allo stress della borgata, quando vieni in centro con tutti questi stranieri che stanno a pensare chissà che hanno comunque stanno bene a livello economico, stanno bene anche a livello di testa soprattutto, che sono molto liberi. Uno viene qua, non c'è problemi di nessun tipo e io mi sento veramente in villeggiatura qua. Tu fai praticamente lo straniero a Roma. Faccio lo straniero a Roma, in centro, oddio, non proprio lo straniero. Con 2 minuti siamo fatti 300 foto, non proprio lo straniero, però diciamo che quando vieni in centro sei più libero, diciamo a livello mentale, no? Non c'hai quello che ti dico, oh, brasiliata, dico che qui, capito? Tutte queste cose qui non ci stanno. Ci cioè, vieni pure quando non arrivi? Sì, tutta la vita, ma io so anni che vengo qua tutti i giorni. Io appunto per questo sono. Che è? Vedi? Ah, da solo, vedi? Ah, vedi? E lui ha fatto. Ti voleva salutare. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bene, bene. Bella. Ciao ragazzi. Ciao. Di che tacche, hai capito? Cicalo, ma tu invece. Grazie del lusso, però
vi stanno sgamando. Sì, tutti, perché tutti... sembriamo ricchi. No, 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 vi riconosco, tutti gli operatori del negozio. Beh, dici una cosa, te invece ci calò? Tutto a posto io. Ma lo sai che ho notato una cosa? Che io, uno potrebbe pensare che noi abbiamo un pubblico diverso, invece no. Ma secondo me invece, no, tu c'hai un pubblico, no, secondo me, no, è proprio quello invece. Tu c'hai un pubblico, io ce n'ho un altro, però siamo talmente conosciuti, soprattutto a Roma, che la gente segue sia a te che a me, è ovvio. Che comunque siamo a Roma, siamo quelli più seguiti, Simo, parliamoci chiari. Ma chi deve seguire la gente? Faccio caso, ogni volta che andiamo in giro, una te, una io, una te, una io. Mai che uno mi sia... A me, io mi sono fatta la foto e tu non te la sei fatta mai. Sempre tutti e due, perché comunque tu c'hai il pubblico tuo, io c'ho il pubblico mio, però siamo talmente tanto seguiti qui a Roma che comunque poi sembra che abbiamo un pubblico unico, ma invece non è così. Però te mo sei diventato cantante. Io sono diventato cantante. Ti sei separato da quella carriera? Mi sono separato, no, però io vi dico una cosa, la soddisfazione più bella che ci ho avuto in questi mesi che ho iniziato a cantare, stavo a Ponte Milvio, non so se si può dire il ristorante, da Moku. A un certo punto il proprietario mi fa: Brasilia, guarda che ti vogliono fuori. Io dico: ma che devo litigare? Ho detto, mi fa: no, esci. Sono uscito, ci stavano 40 bambine che cantavano "Volevo te, pensavo solo a te". Occhio, gira qua, mo, gira qua che andiamo verso la macchina. Occhio, che arriva il corriere. FedEx, arriva FedEx. Con la cosa. Voi non ve ne accorgete, però escono le ragazze dei negozi e poi mi salutano. Ah. Capito? Sì. Ma tu non hai mai cantato in vita tua, però. Ma io sotto la doccia. E come ti è venuto in mente, mo canto una canzone? Perché, vabbè, io un po' ce l'ho dentro da cantare, io so buono a fare tutto, ci lo parliamo di chiaro, è come, che te posso dire, è come mio padre che è buono a fare tutto a casa, e cambia tutto, e io in questo mondo so capace a fare tutto, ci ho provato, ma a un certo punto mi è piaciuto, dico, sai che c'è? Mo gli affonno proprio, e mi è venuto in mente, poi è uscita quella canzone, in capolavoro, che volevo te, mi ha lanciato, dico, sai che scemo, continuo. E io mi sono... Ormai ci ho preso la mano, hai capito che ti voglio dire? No, chiaro, è quello che lo chiedevo. Perché non è facile, No. Ciao. Hai capito? E poi pure il testo, no? Cioè, uno potrebbe pensare che è un testo stupido, volevo te... Però, che cosa riporta? No, che testo stupido, quello sto cazzo. È il testo stupido. Hai voluto veramente comunicare. Quella, diciamo che... Il testo è stupido, Cicalo, il testo è stupido, io penso che non lo pensi nessuno. Che il testo sia stupido o meno. Però, i detrattori sicuramente i detrattori sì, ci stanno sempre. Rompono sempre il cazzo i detrattori, bada mo. I detrattori, capirai, ci stanno... Purtroppo ci sono... Ma tu li chiami i detrattori, io chiami i falliti. Mi fa la foto la signora. Vai, ok. I know who you are. No, non comprendo. Ok? Ok. Do you know? Yes, I know. Okay. He's famous Italian singer. Yeah, I know my grandson likes. Come? Picture, my... Ah, ok, glielo fa vedere ai figli. Ah, ok. Che vuole? Vuole autografo. Vai, ok. Yeah, hope he likes this. Oh, if I show you my grandson, he got picture. Okay. Sleep on his wall. Che ha detto, Cicalo? Will you sing song? Fa male l'illusione qui, io non capisco. Let's sing like this. Cantano sempre la canzone tua. Yeah. Ah, ok. Did you see the video? He's gonna sing for this. This is going to India. Okay. La mandano India. In India. Va, okay. Bollywood next for you. Vai. You sing. Io sì, se canti. Sì, no. Bella, no, no, che lei India, sì. Com'è figlio? Figlio come? Figlio? What's your name, figlio? Suki. Where are you from? India. India. No. Grazie. Thank you. Scusami, facciamo una foto. Certo, signora. Sincerità, ero morto. Questo stavamo in vai. Grazie. Sincero morto, ciao, arrivederci. Vai. Sì, ma andiamo dritti, però non ce l'amo proprio. No, ma che sei matta? Ma che stai dicendo? No, amore. Oh, ragazzi. Grazie, bella amore. No, amore, andiamo dritti. Vorremmo andare a fare qualche ripresina. Si è messa a cantare sta canzone. Sì. È venuta niente. Però secondo me l'ha caratterizzata pure il personaggio tuo. No, soprattutto. Ma se ci avessi avuto un altro profilo. Cioè, se fosse stato. No, ma che? No, non sono curato nessuno. Bravo. No, ma certo. Allora hai dovuto prima costruire sto personaggio. Ma certo, comunque. Poi hai cantato la canzone. È la più bella, la più brutta, può piacere. Ma io per questo ti dico, qualsiasi cosa tocco in questo momento si tramuta in oro. Ma proprio per questo, perché
comunque, oh, ma io ho costruito il personaggio, ma noi abbiamo fatto i primi video su Facebook, te la ricordi? Come no, 15 anni fa, gente. Ma 15 anni fa, ma se no, ma che stiamo a pettinare le bambole? Poi ovviamente vuoi il personaggio, vuoi lo stile, vuoi quello che ti pare, e comunque le canzoni stanno andando bene. Ho ricevuto i primi soldini da Spotify e diciamo che va tutto bene, hai capito che te voglio dire? E tu te senti adesso artista. Una parte attiva, artista. Lavorativa, sì, del sì. Mondo artistico, di influencer, cioè ma da che sei partito tutto. Per scherzo? Sì, no, no, no. Vabbè, quando camminiamo o vedi da solo, sì, no, vabbè. O vedi da solo quello che possiamo forse creare. La popolarità è la parte più bella, e poi la popolarità è quella dove la gente... Ma si finisce la popolarità, io, da allora... Io ho paura di questo, che cosa vuol dire? Che ho paura che un giorno mi sveglio e me se incula più nessuno. E allora c'è un ragazzo che faceva Uomini e Donne, che si chiamava Manuel, non so se ti ricordi, no. Quello che sta succedendo a Verona, tutto tatuato. Purtroppo vai per 3-4 anni tutti i giorni davanti a su Canale 5, poi in quell'orario dove ci sono tantissime, diciamo, persone in diretta a vederti. Poi a un certo punto Maria De Filippi ti accanna, occhio. Maria De Filippi ti accanna, duri in arti 2-3 anni fuori, poi a un certo punto non ti conosce più nessuno, non ti riconosce però più nessuno. Però qui tu hai detto un'altra cosa, tu ti sei costruito da solo, io mi sono costruito da solo, quello. Non c'è nessuno. Quindi per questo dura che il personaggio. No, no. Siamo noi che dobbiamo creare i contenuti. Ma per questo dura il personaggio però, i nostri personaggi perché dureranno? Perché tu stai mostrando voi con quartieri pericolosi, voi con che ti pare, cioè comunque tu stai mostrando una parte d'Italia che solo te stai a far vedere. Io comunque ho dei contenuti molto importanti e quindi queste cose qui non andranno a finire domani o dopodomani. Queste sono cose che dureranno negli anni. E te le metti. Perfetto. Hai comunque aggiunto un elemento che è quello della musica. Aggiungi elementi. Domani, no, che te ricostruisci subito. Vai a fare una fiction, per dire. Quello è il prossimo obiettivo, è quello. Per quello ti dico, comunque devi riuscire sempre a riciclarti, a rigenerarti. È quello. Ricostruire è finalizzato ad aggiungere pezzi. Sì, sono d'accordo con te. Ma non a riniziare da zero completamente, Perché no, se tu da zero no, mancherebbe, siamo folli. Già capito che tu butti tutto giù e ricominci. No, a è sempre passo, no? Per gli ultimi fatti, tipo quello che è successo alla Ferragni, che in un attimo diciamo, un'immagine non mi fa paura. Ti posso dire una cosa? Allora, nel nostro lavoro la cattiva pubblicità non esiste. Gli stanno a fare una pubblicità che tu nemmeno te puoi immaginare. Da retta a Massimiliano. Allora, oggi sicuramente gli stanno togliendo alcuni sponsor. Questa domani ne pia 10 volte quelli che si sono tolti. La cattiva pubblicità, ragazzi, non esiste in questo lavoro. L'importante è che se ne parli. Sì, io, certo, se cadi nel dimenticatoio è la cosa peggiore. Se cadi nel dimenticatoio è la cosa peggiore. Però ti dico, nel nostro lavoro, l'importante è che se ne parli. Secondo me la cattiva... Poi te lo dice uno che è cattiva pubblicità. Dimmi. Io dicevo proprio... cioè, Massimiliano prima era cattivo, no? Mo magari lo vedi... come si chiama, la zanzara, lo vedi che canta, ma è buono, ma cioè non è ma più... no, non è che è buono, qui non si tratta per me, Velina, cioè per il pubblico, capito che te voglio dire? Sì, ma non si tratta magari prima era buona, ma è cattiva, ma non è cattiva perché ha fatto una... quelli sono sbagli che si fanno per chi lavora, immagine... ma quelli sono errori, ma no, ma immagini chi lavora può sbagliare si fa in tutto il giorno, da cattivo diventa buono, che da buono diventa cattivo, sì, ma se tu quelli sono errori che molto probabilmente non sono dovuti, secondo me, a lei, quelli sono errori che gli hanno fatto fare altre persone. Secondo me, ti ripeto per l'ennesima volta, poi detto da me che vale doppio, la cattiva pubblicità in questo mondo non esiste, l'importante è che se ne parli, te lo dice il brasiliano. L'altro giorno io sulle mie storie ho fatto due storie, una me l'hanno tolta. Allora, la prima era, è meglio essere infami o invidiosi? Cattivi, invidiosi cattivi ho aggiunto e poi ho scritto ma l'italiano è un fallito o è soltanto invidioso? Siccome si sono sentiti toccati quasi tutti me l'hanno fatta calare, me l'hanno fatta bloccare la storia. Perché? Perché se tu sei un fallito e io faccio un sondaggio dove non vado a dire il tuo nome e cognome ma tu ti senti chiamato in causa. Quindi dice, guarda sto pezzo di merda, mo gli faccio cascare la storia, hai capito che ti voglio dire? Quindi dice, allora, noi siamo in Italia, io penso che l'italiano sia un popolo di invidiosi,
secondo, dimmi se sbaglio, dimmi quello che pensi te. Cioè, c'è una fetta, c'è un 60% di pensare a loro, a loro, fare, loro. Esatto. Pensano alla tua vita. Esatto, che è sbagliato. Loro non è che ti invidiano, invidiano il tuo personaggio, loro invidiano quello che tu fai che loro non potrebbero mai fare. Cioè, quello che ho fatto io, influencer e poi cantante e con me, se fai quei numeri, il 95% dell'italiano medio o anche l'italiano normale non ce l'avrebbe mai fatta, Cicalò. Apposta il brasiliano sta sul c***o. Apposta il brasiliano sta sul c***o. Invece di sta sul c***o e farmi le chiacchiere, ma perché non ci provi pure te a casa? Invece di stare sul divano a mangiare il limottino a giocare a PlayStation, perché non ci provi pure te a provare a cantare? Tu ricordati sempre, quando c'ha tempo ti scrive in commento, ha tolto tempo alla sua creatività. Ha capito che te voglio dire? Ma io, io che non ho paura di niente, io non mi metterei mai a scrivere un commento cattivo. Io scrivo soltanto quelli buoni. Commento i cani quando si baciano, i bambini con i cani, no? Tutte queste cassatelle qua. Ma io non ce la farei mai a insultare uno dietro una tastiera. Piuttosto ti venga a citofonare. Oh, scendi un po', capito che ti voglio dire? Io questo farei. Io queste persone non le capisco, Cicalò. No, non le capisco. Ti capisco benissimo. È una battaglia persa. È una battaglia persa, perché l'italiano è un tuttologo. Parli di virus, diventano tutti virologi. Parli di calcio, diventano tutti allenatori. Dietro la tastiera. Dietro la tastiera. Poi insomma, ne affan***o. Salve, bello. Bello, a voi. Bella, mo. Parli di tennis, sono tutti tennisti. Parli di abbigliamento, sono tutti, capito che te voglio dire? Stilisti. Sono tutti stilisti, ciao. Volevo chiedere una foto perché il mio ragazzo mi segue. Va, stavamo insieme, via. Mi vergognavo. Mettete in mezzo, dai, mettete in mezzo. Mettete in mezzo sì, a noi. Io non volevo rompere, capito? Grazie, gentile. Grazie a te, ciao, ciao. Buonasera. Ciao. Capito? Qui sono tutti tuttologi in Italia. E a me questa è una cosa che mi manda al manicomio, ti dico la verità. Sì, sempre su YouTube. Dai, fate. Che stiamo a lavorare. Allora, tu puoi essere invidioso dentro e io ti dico chi se ne frega. Il problema è quando esterni la tua invidia in maniera malevola. Cattiva. Io ti posso dire una cosa, io ti giuro su quello che ho di più caro. Io in vita mia non sono mai stato invidioso, ma io se vedo uno che c'ha più di me, ma io andrei Bravo. Lì, ma io perché non ho confidenza, ma se no io dico, senti, ma come hai fatto? Perché? Perché magari gli rubi un'idea, gli rubi un pensiero, gli rubi la macchina, sto scherzando, gli rubi, cioè capito che ti voglio dire? Quindi è questo io quello che non riesco a capire, è l'invidia cattiva della gente perché siccome non possono arrivare, a me quella mi mette paura, Cicalò, a me questa cosa, tu mi devi credere a me, mi mette una paura, salve, mi mette una paura che tu ne manco ti immagini. A me l'invidia mi mette paura, c'ho paura, io c'ho paura di niente, tu lo sai. L'invidia mi mette paura perché l'invidia te può succedere qualsiasi cosa. Non sai dove possono arrivare. Non sai. È come quando dici c'ho più paura dello stupido che del delinquente. Bravissimo, perché lo stupido non sai dove può arrivare, capito? E certe volte succedono le disgrazie proprio per questo, perché siccome non sai dove può arrivare un'altra persona, succedono le disgrazie. Capito che te sto a dire? Quanto è importante l'immagine, la macchina, i vestiti? Tutto. Per me tutto. Anche perché noi diamo, a parte adesso mi prenderanno per superficiale, ma noi dobbiamo dare, io vivo d'immagine, ti dico la verità, io vivo d'immagine anche perché siamo sempre sulla bocca delle persone, no? E io appena mi sveglio la mattina e a volte faccio le storie, c'è un po' d'occhiaie così. Oh, te stai a invecchiare, oh, te qui o te là. Qui tocca sta sempre sul pezzo, Cicalò. Quanti anni c'hai te? Ormai 50. Ma tu pure sembri mezzo surgelato, perché guarda come stai a 50 anni. Io sono arrivato, fammo passare questi. Non so che stanno a fare. No, vedi, perché poi mi distraggo, perdo il filo del discorso. Sì. Me li distraggo. Vabbè, a sto punto se andiamo. Ciao, Evelì, è stato un piacere. E te? C'è sta tram. C'è due posti, no? Oh. Dobbiamo andare a squattare. C'è sta tram qua. Ciao, Evelì. Dai, vatti a piampare le scarpe. Ciao, Evelì. Paga il brasiliano. Dai, niente, dalla scheda, la carta. Cicalò. Aspetta che aprimo pure il filo. Certo.
Ciao! Addio!